Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 Torino era una città complessa, nel senso che c'era la percezione intuitiva che stava finendo l'era industriale. Nella nostra città sono nate molte figure che poi si sono imposte in tutti i campi, diciamo, dello spettacolo. Questo perché in una città repressa un modo di sfogare la propria libertà creativa era proprio quello di mostrarsi là nell'underground. Gigi era la rock star, tutte le ragazzine erano per lui, era un gran bel ragazzo, una straordinaria sensibilità. Cioè, Gigi aveva un talento esplosivo, una capacità incredibile. Cioè, un Gigi nella Torino di oggi sarebbe nella condizione di giocarsela la sua carta di talento, mentre all'epoca lui era un cavallo di razza, ma tutte le esperienze di quegli anni si sono in realtà concluse con un nulla di fatto. Io credo davvero che lui sia stato uno dei più grandi songwriter italiani. Giampiero, buonasera. Buonasera. Direi che la proiezione mi ha emozionato parecchio. Te nel rivedere questo dopo il lavoro di... Ogni volta che lo vedo, due lacrime le tiro sempre. Assolutamente. Cos'è stato per te il pensare e produrre un film di questo genere? Ma più che altro era riuscire a coinvolgere le persone e far conoscere un periodo storico, il perché e il per come, e anche di questo personaggio sono usciti, creare una Torino, far vedere una Torino degli anni Ottanta com'era. Il tuo coinvolgimento emotivo deriva dalla conoscenza diretta di Gigi o per quello che ha rappresentato? Per me Gigi era un, come Mao dice nel film, era la rock star. Io non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo, ne ho sempre sentito parlare ed ero praticamente affascinato. Quando Diego Modio mi è venuto a proporre il progetto, già avevamo delle cose che stiamo preparando assieme, l'ho subito acchiappato al volo. Quindi l'idea è nata da Diego? Diego, sì. Diego che ha avuto da fare con lui, ha fatto delle cose. Quindi io mi sono subito buttato, come dicono che sono uno dei pochi veri produttori qua in giro in Italia, perché caccio realmente la vita, non aspetto i tempi, non aspetto. Quando è ora da fare si fa. Sono anche odiato da tanta gente, che al posto di essere amato sono odiato, perché faccio. L'importante è fare. Sono contento così, mi guardo la mattina, sono contento, spero che la gente sia piaciuto, sono contento che tutti gli artisti, da Chiambretti e Subsonica a tutti, sono venuti. E anche adesso loro sono tutti molto contenti di essersi fidati. Ora ci sarà una distribuzione nazionale. Stiamo del film, cercando tutto. Quindi speriamo gli amici possono andarlo a vedere nelle sale cinematografiche. Prossimamente nelle sale. Bene, Diego, l'idea del film su Gigi è stata una tua proposta a Giampiero, alla produzione. Come è arrivata? Tu hai lavorato con Gigi, giusto? Io l'ho conosciuto, ci siamo frequentati nei primi anni Ottanta. Poi l'ho un po' perso di vista, lui negli anni 80 era la star locale, diciamo. L'ho rincontrato poi 10 anni dopo, nel 96 circa, anzi nell'autunno del 96 essere precisi, e lui era nella sua fase discendente, e mi ricordo ci siamo incontrati in birreria per caso una sera, l'ho riaccompagnato a casa, siamo stati lì fino alle 3 di notte, e lui mi ha detto, senti, aveva seguito la mia carriera teatrale come autore, ho visto che fai queste cose, appena farai un film, perché so che tu prima o poi farai un film, chiama me per fare le musiche.
E io gli ho detto: guarda, che faccio lo sceneggiatore, cioè non ne posso scegliere io, non posso scegliere io l'autore delle musiche. E lui mi ha detto: no, allora prometti una cosa, se fai un film come regista, mi chiami e ti faccio io la colonna sonora. E questo è quello che avete visto. Cioè, alla fine, combinazione. La colonna sonora postuma. Sì, però con i suoi brani sono stati messi in evidenza non solo perché abbiamo fatto sentire le versioni originali, ma anche perché abbiamo preso dei personaggi famosi dell'area torinese che hanno, e non solo, anche della regione subsonica, tanto per dire, gli statuto sparsi in vari gruppi, perché diciamo, abbiamo creato anche dei supergruppi apposta che hanno rifatto le sue canzoni apposta per sottolineare che lui era un autore a livello nazionale, come dici. Ecco, una domanda appunto sulla musica del film. Sono tutte versioni rifatte delle sue canzoni, quindi sono state reincise? Sono state reincise, cioè alcune, come sottofondo si sentono alcune sue canzoni originali, anche dei demo rarissimi, e poi invece ci sono delle versioni reincise appositamente in studio che hanno fatto questi musicisti appositamente per il film.